Londra si è raccolta in preghiera per l'ultimo giorno delle celebrazioni per i 70 anni della vittoria degli alleati contro i nazisti in Europa. Una cerimonia solenne si è tenuta nell'abbazia di Westminster, la celebre chiesa gotica di Londra bombardata dall'aviazione nazista. Alla funzione religiosa ha preso parte la regina Elisabetta d'Inghilterra. Presenti anche il premier David Cameron, che ha fatto la prima lettura nel corso della messa, e circa 1000 fra reduci e loro familiari. Seduta in prima fila la famiglia reale con il principe Filippo, duca di Edimburgo, il principe di Galles Carlo con la moglie Camilla, duchessa di Cornovaglia. Dopo la cerimonia c'è stata una sfilata. 2000 persone hanno marciato dall'abbazia di Westminster a Horse Guards, la grande piazza nel centro della capitale britannica, non lontana da Buckingham Palace. Il corteo, alla presenza di 1000 veterani, è passato per Whitehall, sotto il balcone dal quale si affacciò l'8 maggio del 1945 il due volte primo ministro britannico Winston Churchill sopra una folla oceanica. Da lì tenne lo storico discorso sulla fine della guerra e fece il segno della V di vittoria, apogeo della parabola politica di uno degli uomini di Stato più importanti del XX secolo. Sul cielo, il volo spettacolare degli aerei delle Red Arrows, la flotta acrobatica dell'aeronautica britannica. 2 minuti di silenzio sono stati osservati in tutto il Regno Unito. 580.000 soldati britannici del Commonwealth hanno perso la vita durante la Seconda Guerra Mondiale.